51esima edizione del Vinitaly. Siamo presso lo stand della cantina Miglianico insieme al presidente Antonio Marascia, l'avvocato Antonio Marascia e all'anima, diciamo se vogliamo, Carmine De Iure, che è un po' l'enologo, il papà dei vini della cantina Miglianico. Iniziamo con lei, presidente. Al Vinitaly non si può non essere presenti proprio perché è un'importantissima vetrina per la promozione. Poi sembra che nel corso degli anni si stia dando, come dire, più spazio ai buyers e quindi selezionare proprio la clientela. Guardi, sostanzialmente sin dall'inizio la 51esima edizione si è aperta con uno scenario, come dice lei, caratterizzato dalla presenza di un'utenza più specializzata. Noi come azienda naturalmente cerchiamo sempre di organizzarci, quindi è un modo per incontrare i nostri agenti, i nostri importatori e soprattutto per porre all'attenzione di potenziali clienti le nuove gamme di prodotto che man mano introduciamo nel mercato, perché un'azienda deve essere dinamica, deve sempre cercare di stare dietro al passo dei tempi, al passo del mercato e quindi cercare di creare quel giusto connubio che è costituito dal gusto del consumatore e soprattutto dall'immagine accattivante che uno deve dare al proprio prodotto. Presidente, qui abbiamo soltanto una limitata parte della produzione della cantina Miglianico, poi con l'amico Carmine De Iure entreremo nel dettaglio della qualità del vino, dei pregi, delle sensazioni, delle emozioni che riesce a scaturire. Però allarghiamo il discorso, un'ampia produzione quella della cantina Miglianico che si avvale soprattutto di una grandissima attenzione alla qualità. Allora, senza dubbio il plauso principale va ai nostri soci che lavorano seguendo le indicazioni dei tecnici della cantina, i loro vigneti, e ci portano il prodotto superlativo in azienda. Sostanzialmente Cantina Miglianico ha dei prodotti con cui va a tra virgolette intercettare le esigenze dei vari settori, dal canale Horeca, dalla grossa distribuzione, ma noi abbiamo una particolare attenzione sull'estero. Il 70% del nostro prodotto imbottigliato va all'estero, il principale paese dove noi esportiamo è il Canada, poi ci sono gli Stati Uniti, la Germania, vinifichiamo sostanzialmente il classico Montepulciano d'Abruzzo che è il nostro cavallo di battaglia, ma abbiamo ottenuto degli ottimi risultati commerciali anche con il pecorino, la passerina sia sotto il profilo del vino fermo ma anche sotto il profilo di un vino spumante che noi abbiamo vinificato appunto per il canale ristorazione, insomma. Una cantina fortemente legata al territorio, è imprescindibile questo rapporto ed è proprio il territorio che dona qualità e dona soprattutto tutte quelle particolarità che poi ritroviamo in questi vini. Noi senza dubbio siamo legati al territorio, alla storia, alla tradizione, alla nostra cantina, il nostro principale prodotto, forse il prodotto, il top di gamma, il fondatore che è stato appunto ideato come vino in onore del fondatore della cantina che era il prete del comune di Miglianico, Don Vincenzo Pizzica. Abbiamo la linea Pietramaiella che richiama il nostro monte, insomma. E poi adesso siamo usciti con una nuova linea alta per la ristorazione che è Meglianum, che sarebbe il nome in latino della nostra cantina, nelle quattro versioni: Montepulciano, Trebbiano, Cerasuolo e Passerina. Cantina Miglianico, vale la pena ricordare, nasce nei primi anni 60 grazie all'impegno di un audace gruppo di viticoltori guidati dal parroco del paese Don Vincenzo Pizzica, il quale intuì la necessità per gli agricoltori di costituirsi in cooperativa per evitare che il vino miglianichese potesse essere sottovalutato dai grandi produttori. Nel 1966 incominciò a produrre le prime bottiglie. Oggi Cantina Miglianico associa oltre 300 viticoltori e gestisce oltre 500 ettari di vigneto, le cui uve vengono costantemente seguite, controllate e vendemmiate nel momento ottimale con tecnologie di vinificazione avanzate. La cantina inoltre dispone di una struttura e di impianti idonei per la ricezione e la vinificazione di oltre 110.000 quintali di uve con 5 linee di pigiatura e pressatura. Avvocato, ricordava lei Don Vincenzo Pizzica, un prete, un parroco che ha avuto una grandissima intuizione, ovvero quella di riunire tutti i produttori e quindi far creare questa grandissima realtà. Sì, sostanzialmente per l'epoca fu lungimirante, perché che cosa accadeva? I contadini locali erano sottoposti allo stress e alle pressioni dei commercianti del nord che acquistavano i prodotti. Allora lui decise appunto di creare questa struttura dove vinificare il prodotto, vinificare le uve, cercare di dare la maggior remunerazione possibile, ma poi soprattutto
era un soggetto lungimirante, cioè Candida Miglianico iniziò da subito ad imbottigliare, quindi quel valore aggiunto che dà la bottiglia, insomma, era assicurato, perché diciamo le flottazioni del mercato dello sfuso sono molto più repentine rispetto alle flottazioni che ci possono essere in un mercato che è quello delle bottiglie. Grazie Presidente, torniamo a lei tra poco, però coinvolgiamo anche Carmine De Iure che è l'enologo, l'anima dei prodotti della cantina appunto Miglianico. L'avvocato ci ricordava il fondatore, questo Montepulciano d'Abruzzo, e quest'altra produzione, il Miglianium, che dà proprio il nome all'eccellenza dei vini abruzzesi. Spendiamo due parole sulle particolarità di questi vini che lei ha contribuito proprio alla nascita, sono un po' i suoi figlioli. Sì, senz'altro. E sono due vini che sono opposti per certi aspetti ma anche complementari. Il fondatore, il classico Montepulciano Riserva, quindi affinato in barrique per 18 mesi, un grande ricchezza di profumi, un corpo spesso, vellutato, molto soddisfacente, nel quale però cerchiamo di dosare con attenzione il legno per mettere al primo posto sempre il vino, le sue caratteristiche principali, il Montepulciano nella sua spezia, nella sua frutta tipica. Il Miglianum invece cos'è? È un Montepulciano assolutamente nature, base, quindi è stato solo affinato in vasca. La nostra preoccupazione principale è quella di dosare i travasi nei periodi migliori, quindi proponiamo alla nostra clientela un Montepulciano così com'è, semplice, naturale, con i bei profumi di frutta fresca, con quel suo tannino leggermente ruvido se vogliamo, ma che dà grande bevibilità. E quindi cerchiamo di dare due aspetti diversi, però sempre della stessa medaglia, una gran bella medaglia. 14 gradi il primo, 13 e mezzo il secondo, due vini rossi dal forte carattere. Sì, vini strutturati. Ecco, noi siamo in un territorio straordinariamente vocato per la viticoltura. La vite da noi si coltiva da 2500 anni, i motivi sono ben chiari. Sulle pendici delle colline di Miglianico in particolare abbiamo la fortuna di raccogliere delle uve bellissime che arrivano sempre a piena maturazione, vedete una gradazione alcolica naturale molto alta ma legata soprattutto a un equilibrio di fondo che è veramente straordinario e che cerchiamo di riproporre così com'è senza modificarlo più di tanto nelle bottiglie che poi andiamo a proporre ai nostri consumatori. De Iure, prima di tornare al Presidente, un'altra battuta con lei. Montepulciano sì, Cerasuolo Trebbiano, i vitigni proprio tipici abruzzesi, però la gamma dei vini della cantina Miglianico si arricchisce anche di altre produzioni che vanno anche incontro alle necessità, alle richieste del consumatore. Si parla anche di vini mossi, si parla di altre tipologie. Sì, abbiamo dei vitigni autoctoni di recente riscoperta, perché Passerina e Pecorino saranno 20 anni che sono stati di nuovo coltivati nel nostro territorio. Sono vitigni veramente molto molto interessanti. Il Pecorino in particolare, sia ieri che oggi, ogni giorno, ogni ora abbiamo delle testimonianze di quanto venga apprezzato anche da chi è dall'altra parte dell'oceano. Perché? Perché sono vini che esprimono una grande mineralità, una grande freschezza, un'acidità piacevolissima che accompagna benissimo i migliori cibi sulle tavole di tutto il mondo e quindi stanno veramente riscuotendo successi enormi e quindi cerchiamo di portarli sempre, sempre meglio, sempre più avanti nel riguardo il consumatore. Cantina Miglianico, abbiamo detto, una grande storia, una lungimiranza da parte del fondatore per trasmettere un po' di curiosità a quei pochi che non la conoscessero ancora e che vogliono avvicinarsi a questa azienda per conoscere le sue produzioni. Che cosa possiamo dire? Ma possiamo dire che sicuramente venendo in azienda da noi trovano dei vini che rispecchiano la bellezza del nostro territorio, trovano praticamente dei vini che sono rispondenti a tutte le particolari esigenze del palato e poi soprattutto trovano un vino che a nostro giudizio ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco, questo è un aspetto da non sottovalutare, proprio perché parliamo di vini importanti, di vini di altissima qualità curati in tutti i dettagli che però possono andare incontro a tutte le tasche. Ma poi abbiamo ristrutturato anche il punto vendita aziendale dove possiamo fare delle degustazioni, ma le dico, c'è una particolare attenzione appunto alla genuinità del vino. Il dottor De Iure è un enologo che fa analisi microbiologiche, cura il prodotto sin dalla fase embrionale e quindi insomma alla fine viene per forza, gioco forza, viene un prodotto che è degno di essere chiamato vino.
Parlava della cantina rinnovata, un fiore all'occhiello può essere considerata la bottaia. Fiore all'occhiello sicuramente la bottaia, nell'ottica di ristrutturazione che è stata intrapresa dal Consiglio di Amministrazione che ho l'onore di presiedere, appunto abbiamo investito nel rinnovo della bottaia, abbiamo delle barrique con cui produciamo del Montepulciano d'Abruzzo Riserva che diciamo, è il nostro prodotto di punta che poi confluisce nel fondatore e sostanzialmente lava proprio il top di gamma. Sicuramente è un onore avere una bottega così grande, ma soprattutto è un onere per gli enologi e per la struttura star dietro a questo vino, perché ricordiamoci, il vino è sostanza viva, muta e quindi deve essere coccolato ed accudito. De Jure, abbiamo parlato anche dell'importanza di un territorio che sa donare a un prodotto imbottigliato carattere, forza, gusto, sapore. L'Abruzzo, la zona proprio dove risiede la cantina Miglianico, ne ha proprio da offrire a grandi quantità. Sì, lo diciamo prima, è un ambiente straordinario, non perché è il nostro, ma ce ne rendiamo conto ogni volta che andiamo in altri territori. Noi abbiamo due peculiarità particolari, un clima che ci offre degli sbalzi termici sempre presenti e anche sempre abbastanza repentini e abbiamo soprattutto un terreno con una composizione straordinaria che ci garantisce un equilibrio, una ricchezza di componenti, lo sprigionarsi di componenti aromatiche che credemi veramente solo in Abruzzo riusciamo ad avere. Lo stesso Montepulciano vinificato 100 km più a nord o 100 km più a sud non ha le stesse caratteristiche e le stesse peculiarità di quelle che riusciamo ad ottenere noi, quindi da questo punto di vista abbiamo questa fortuna, noi abruzzesi abbiamo molte fortune, dobbiamo solo cercare di sfruttarle al meglio. Sfruttarle, farle conoscere, poi il Montepulciano, possiamo dirlo, per quanto riguarda la vendita nella grande distribuzione, è il terzo vino, risulta come il terzo vino di fronte a grandi rossi, è un bel successo. Sì, grande, molto, molto grande, il nostro sforzo deve essere di non fermarsi lì, perché la grande distribuzione va benissimo, però abbiamo i numeri per poter far bene anche nella ristorazione di classe, quotata, e quindi dobbiamo cercare di proporlo anche in modalità un po' più raffinata, con invecchiamenti opportuni anche veramente nei migliori ristoranti, è una nostra sfida. Questa 51esima edizione l'archivieremo con quale connotazione? Se volessimo dare un giudizio, un aggettivo. Ma guardi, per noi è stata, finora è stata un'edizione molto propositiva sotto il profilo dei nuovi contatti verso il Nord America e soprattutto l'implementazione del mercato canadese, quindi diciamo, per me è stato un Vinitaly tendente proprio all'estero, quindi aumentare la produzione verso l'estero. Volendo fornire qualche cifra che è sempre importante anche per dare la dimensione di che cosa stiamo parlando, un mercato quello internazionale che vi vede impegnati su doppia cifra. Su 2 milioni e 4 di bottiglie il 70% delle bottiglie vanno all'estero, il principale mercato è il canadese, è quello canadese, quindi il Quebec, vendiamo là direttamente al monopolio, poi vendiamo in Ontario, Germania, un altro mercato importante, Stati Uniti. E poi adesso ci stiamo affacciando con timidezza anche verso i mercati asiatici, quindi la Cina, Corea del Sud, e stiamo tentando di entrare in Giappone, che tra virgolette è il mercato d'élite. Stiamo vedendo un certo interessamento, abbiamo visto anche la presenza di molti asiatici, molti buyers, iniziano anche a produrlo però. Sì. Noi iniziano a produrre, iniziano ad acquistare aziende in Abruzzo e iniziano ad essere soci di cooperative, quindi insomma, sì, è vero, ha ragione. Com'è da vedere questo dato? Ma guardi, sicuramente è un dato che sotto certi profili può essere anche preoccupante, però è anche vero che nel settore purtroppo, ahimè, non vi è un ricambio generazionale, forse è dovuto anche alla circostanza che l'aria chietina, che noi è quella che viviamo di più, è caratterizzata da una circostanza che si tratta di microaziende che sono a conduzione familiare, quindi questa è una delle problematiche, insomma. De Jure, abbiamo detto tutto, molto, tanto, abbiamo tralasciato qualche aspetto, vogliamo completare il discorso con che cosa? Bah, oddio, è una riflessione. Con quale prodotto, magari, che vale la pena di essere sottolineato? Effettivamente la riflessione di prima è veramente interessante. Io ho partecipato al concorso della settimana scorsa, il Five Star Wines, ho assaggiato diversi campioni di rossi coltivati in Cina.
La riflessione che mi è venuta di fare è che forse non possiamo più permetterci di perdere tempo. Dobbiamo affermarci adesso, presto e bene, sui mercati, e far capire qual è la nostra potenzialità, trasmettere la nostra immagine. E non vorrei che tra un decennio dovessimo rimpiangere qualche occasione perduta, ecco.